Siamo a Pozzuoli, sulla roccaforte del Rio de Terra, siamo all'esterno del Palazzo Migliaresi dove si sta tenendo l'evento Donne Eccellenza, ovvero un evento che appunto mira a valorizzarla. In compagnia dell'assessore Lucia Fortini, assessore, insomma, oggi un evento importante qui a Palazzo Migliaresi dedicato alla donna. Dedicato alle donne che devono avere più fiducia nelle loro possibilità e soprattutto per quelle della mia generazione devono liberarsi dai sensi di colpa, perché spesso una donna quando lavora ha senso di colpa perché non dà abbastanza attenzione ai figli piuttosto che alla casa, ma non è il Padre Eterno che ha deciso che noi dovessimo fare tutto. Per cui impegnarsi comunque nella carriera, nel lavoro, cercare anche soddisfazioni all'esterno delle mura domestiche è assolutamente un diritto. È vero che siamo capaci di fare tutto e di mantenere equilibrio anche quando è difficile, però è anche giusto in qualche maniera darsi un minimo di tempo per se stesse e per dedicarci a quello che ci piace. Il fenomeno è ancora da tenere sotto osservazione, diciamo. Ma sicuramente c'è una patologia che è la violenza sulle donne, che si deve combattere naturalmente con gli strumenti a disposizione. Penso alla repressione, penso naturalmente alla possibilità di rivolgersi a un CAV. C'è però anche una fisiologia, cioè il fatto che le donne siano considerate deboli, e questo naturalmente rafforza questo concetto agli occhi degli uomini, ma anche rispetto alle donne che, sentendosi deboli, non hanno poi a volte il coraggio in qualche maniera di autodeterminarsi, quindi è un fatto anche culturale. Anna Paparoni, organizzatrice di questo evento, Donna e Eccellenza, insomma, musica, spettacolo, arte, moda. Arte, moda, cultura, musica e tanto 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 entusiasmo da parte dei ragazzi. Siamo arrivati alla seconda edizione, 5 i comuni che sono intervenuti, che hanno creato una partnership con il comune di Pozzuoli, istituti di moda, istituti musicali, quelli che laboratoriali per teatrali, insomma c'è di tutto. A questo punto non ci resta che iniziare. Siamo in compagnia dell'assessore Lucia Coppola, del comune di Pozzuoli. Assessore, oggi è un evento importante, si dà ancora valorizzazione alla donna. Sì, oggi siamo qui al Rione Terra per ospitare la seconda edizione di E Moda, un evento che è stato realizzato da Anna Paparone con l'associazione PMP Academy e che il Comune di Pozzuoli ha accettato sempre con grande entusiasmo, proprio in relazione, diciamo, con il mese di marzo, che come sappiamo è un mese molto importante. L'8 marzo è stata infatti la festa della donna, anche se gli eventi realizzati a Pozzuoli non si sono limitati a quell'unica giornata, ma appunto abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative, e come sempre il comune aderisce questi eventi con grande entusiasmo, proprio per sottolineare il valore che ha la donna, la quale molto spesso viene, diciamo, considerata da un punto di vista di vittima, da un punto di vista sottomessa tra virgolette all'uomo, ma tutti questi eventi servono proprio a ricordare e a valorizzare quello che è il ruolo della donna come eccellenza e come persona con dei diritti e dei valori.